Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Gladiator Guild Manager, un gioco che mi ha consigliato il buon Ibu90. Ho visto che lo portavano spesso in live online, è un gioco con buone recensioni, costa poco perché adesso che lo sto giocando è in offerta a 7,19, ma il suo prezzo normale è 9 euro, 8,99. Che cosa succede qui? Vi ho saltato la parte iniziale dove praticamente ci illustra il fatto che veniamo scelti come nuovi master di questa gilda di gladiatori. Il gioco si svolge fondamentalmente a una sorta di turno, nel senso che noi possiamo fare play, stop o avanti veloce. Noi andiamo al negozio, abbiamo l'interfaccia è tutta questa, per quanto io in alto non so ancora gestire bene questi tre individui. In sintesi sono delle reputazioni con della gente che ci dà delle quest da fare: Alto Negromante, la baronessa e la gente. Praticamente noi parteciperemo sì a dei combattimenti, amministreremo sì la nostra gilda, ma potremmo anche accettare eventi, missioni che ci danno loro. E il concetto di gioco è molto carino, adesso vi farò vedere un combattimento. Questa è la gilda, noi siamo in possesso della taverna, possiamo soldare i tipi di gladiatore direttamente qui, possiamo migliorarla spendendo risorse che vedete sono oro, legna, pietra, ferro e cristalli di mana. Abbiamo la caserma possiamo soldare i cavalieri, capanna berserker, a soldare gladiatori orchi berserker, il campo di arceria, poi abbiamo la torre di ghiaccio e il forte del clerico. Possiamo prendere questa, in realtà la possiamo comprare, la compriamo, ma sì, dai. Così che quando noi andiamo al negozio dei gladiatori abbiamo anche il criomante come nuova e ci costa un tot. Adesso noi abbiamo 275, io mi prendo anche questo. O anche questo, vedete che hanno tutti pezzi diversi perché hanno abilità diverse. Voglio prendermene uno bravo, quello che costa di più, così giusto per fare un po' di questo qui. 448 costa uguale, ma perché 120 190 448 vita 120 vita 220, sì, prendo questo che ha più vita. Poi ho già la mia, diciamo, il mio preferito, che è questo, perché possiamo rinominarlo. È una cosa sperimentale carina, che potete andare sul vostro computer e caricare un'immaginetta di una foto, insomma, quindi mettere l'immagine che volete come figura, diciamo. E combattenti, vabbè, praticamente qua ci spiega cliccando su più dettagli quanti nemici ha ucciso, quante battaglie ha partecipato, per ora lui ha vinto tutto. Ora abbiamo il cimitero, che non so cosa sia, perché all'inizio di ogni mese iniziano i campionati e in questo caso spendiamo ovviamente gli stipendi a fine mese, paghiamo gli stipendi dei nostri gladiatori. Ora abbiamo diverse possibilità, possiamo fare un 1 contro 1, un 2 contro 2, alcuni contro 1 e un 3 contro 3. Io adesso scelgo il 3 contro 3. Potete in ogni gladiatore andare a cliccare e mettergli quello che volete. Io adesso ho una carota che aumenta la velocità di movimento, io gli ho messo un'armatura e una pozione. Solo a lui, solo al mio più forte. Adesso io metto in campo lui perché loro sono in tre e quello là. Ed è importante anche come li mettete, perché questo lo mettiamo lontano e poi ci metto quest'altro che è un altro di quelli forti e vediamo che cosa salta fuori. Li lasciamo abbastanza uniti e combatte. E loro combattono al posto nostro, quindi insomma guardate che botte che gli dà quello lì. Cioè è fighissimo il fatto di non avere controllo e di vederli combattere. Questi idol gamer mi piacciono sempre molto. E ora ne è rimasto uno solo e andiamo a vincere la nostra battaglia. Victory, il gioco in italiano. Alla fine possiamo aprire questa carta che ci dà delle risorse. In questo caso abbiamo preso legna e oro. Abbiamo preso anche una mela, che è un consumabile. Raccogliamo gli oggetti e continuiamo. E alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ora l'arena è ferma per 7 giorni, quindi non possiamo più partecipare a nessun evento, però al momento ho fatto questo. Ricapitolando le modalità, 1 contro 1, 2 contro 2, tutti contro 1, ma uno molto forte, e 3 contro 3, che abbiamo vinto, ormai le abbiamo quasi fatte tutte. E ogni mese c'è il campionato, quindi andiamo avanti.
Ora, qua ci veniamo avvertiti che il negozio di gladiatori ha subito un aggiornamento, quindi avremo i gladiatori nuovi. E, ma andiamo avanti piano, dovremo avere anche il giorno 27. A breve pagheremo gli stipendi. Abbiamo anche negozio di oggetti, eccoli qua, non ve li avevo fatti vedere, vedete che qua vendono col 50% di sconto un'armatura. Vediamo un po' se possiamo approfittare di qualche offerta. Non abbiamo tanti soldi, ma aumenta l'intelligenza di 2 punti. Mi interessa molto, voglio comprarlo e mi compro anche questa. Ok, perché? Perché voglio darla a questo. Il bracciale aumenta l'intelligenza di 2, non va cliccato ma va trascinato. Vedete, l'intelligenza va a 10. Quindi più o meno raggiunge quello, l'abilità di quello che non abbiamo preso prima. Adesso iniziano i campionati a breve, adesso spenderemo 40 per lo stipendio dei nostri gladiatori e poi inizierà il campionato. Scegli l'arena per il campionato o salta. Quindi all'inizio del mese abbiamo il campionato, quindi in questo caso andiamo a farlo, ma non mi aspetto grandi risultati. Prossima sfida. Posso buttarli già in campo adesso? No. Prossima sfida. Allora, abbiamo un 1 contro 1. Difficoltà della battaglia 0,67. Però vedete che qua prendiamo più cose e qua più ancora. Cioè, sono delle carte con comune, raro, non comune, insomma. E qua prendiamo tutte praticamente le risorse. Tra tutte, viene scelto tra tutte le risorse. Qua solo tra alcune. E qua invece. Fuori il mana alla fine. Allora abbiamo arciere o cavaliere? Cavaliere Talgor. Qua la difficoltà è 1, qua è 0,67. Ovviamente, ecco, la domanda potrebbe essere: ma se muore? Allora, se muore un nostro gladiatore, dipende dalle impostazioni che avete messo della partita. Perché potete mettere la morte permanente, che è intrigante. La morte permanente è disabilitata per ogni livello di difficoltà, potete attivarla. Se non l'attivate, lui risorge, pagate, cioè pagate, ci mette del tempo. Se volete farlo risorgere subito, spendete i cristalli di mana. Poi, ovvio che ogni volta che vedo spendi i cristalli di mana per velocizzare, mi vengono in mente sempre giochi a pagamento, ma da quello che ho visto non ci sono microtransazioni, non lo so però. Il gioco è in versione 0.8, quindi si può parlare di un early access. Andiamo, facciamoci la sfida più semplice, questa. Ah, dobbiamo metterne dentro tre, tutti e tre, quindi mettiamo dentro il nostro Berserker, che tra l'altro vale un botto più di soldi adesso perché è ben armato. Lui e lui. Via. Lui dà una bella botta quando poi butta a terra. Tu non vai avanti? Ah, tanto muoiono subito questi. Perfetto. Perfetto. Punti priorità. Quando questo pulsante è attivo, puoi cliccare su un gladiatore per indicargli su quali nemici concentrarsi. Ah, possiamo addirittura fare questo. Facciamo i coach. Comunque, vabbè. Adesso facciamo questo che sono due arcieri. No, facciamo questi qui. Voglio la carta difficile io. Allora, riprendiamo sempre gli stessi. Mi domando solo se la vita l'avranno tenuta o meno. No, l'hanno ripristinata. Sì, l'hanno ripristinata. Ok, parti da qui. Tu parti subito da qui e tu resta un po' a distanza che almeno non ti rompono le palle. Se io attivo punti priorità, posso dire. Ah, non posso. Vabbè, intanto stanno già facendo per i fatti loro, quindi non stiamo andando male. Tra l'altro il mio orco gigante è forte ma incassa anche. Quindi abbiamo vinto, prossima sfida. 3 su 5, adesso torniamo a farle semplici, dai. Quindi, ributto in campo il Berserk, bravo. Ormai il team è questo, anche se questo qui costa un po' di più anche lui, 50, prima era più 20, è diventato più bravo. Però bello perché l'immobile. No, ce l'hanno buttato giù. Quando sono a terra veramente incassano da paura, quindi il rischio è quello di perdere. Ok, molto bene, victory. E ora credo ci manchi l'ultima sfida. L'ultima sfida è contro nemici dello stesso tipo.
E io voglio far fuori le acere qui, perché allora non siamo messi benissimo perché ci attaccheranno subito a distanza, quindi le dobbiamo andare subito a prendere e subiremo parecchio danno facendolo. Però ci proviamo. Let's go. Tutti loro attaccano, ma fortunatamente, mamma mia, mi hanno già buttato giù l'ogre. Il berserker, cioè. Eh sì, mi hanno buttato giù la. Dovremmo farcela. Però mi hanno buttato giù. Mannaggia, il cariomante. Prossima sfida. Abbiamo finito. No, abbiamo finito. Vabbè, facciamo questa. Mannaggia, son forti però. Allora, questo risorgi. Ah, ok, ho speso un cristallo, quindi non ho aspettato. Ho speso un cristallo di mana per riportarlo subito con me. Allora, 1, 2, e sempre questo dietro qui. Ok, 1, 2, 3, pronti, via. Uno è già andato. Poi potete avere un roster molto più ampio, ho rischiato di morire anche stavolta. E comunque da distanza soffre tanto. Abbiamo preso buone. Allora, apriamo queste. Abbiamo preso questo. Abbiamo preso le carte, quelle più avanzate. Vediamo se recuperiamo. Oh, abbiamo recuperato 5 cristalli di mana, quindi non è stato nulla. Abbiamo anche degli stivali rovinati. Molto interessante. Voglio vedere che cosa fanno. Aumenta la velocità di movimento e la stamina di 40 punti. Va bene, continuiamo. Adesso comparirà probabilmente il nostro socio che ci darà nuove indicazioni, credo. No. E qua vedete gli eventi. Allora, intanto abbiamo sbloccato la fattoria, quindi il mese prossimo ci spostiamo e andiamo verso, esplorando la mappa, verso la nuova zona. Quindi qua l'abbiamo battuto, abbiamo vinto tutto. La gilda la possiamo espandere, magari migliorando a 10 e 10. E guadagniamo più esperienza, interessante. E poi si è sbloccato anche il forte del clerico, quello ce l'avevamo. Tempio di luce, sacerdotessa. Il capannone da domesticamento per assoldare i warg. Bestie maestrate, eccellenti nel rincorrere i nemici più vulnerabili. Molto interessante, ma un bel niente, ce l'abbiamo. E quindi lo reclutiamo anche lui. Non sì, i soldi ne abbiamo. Mannaggia, il warg non ce l'abbiamo. Bisogna aspettare l'aggiornamento del negozio. Quindi credo, perché non ne vedo ancora. Aspettiamo il rinnovamento qua del negozio. Ok, dovrebbe essere arrivato. O che sia tra gli oggetti, ma non. Vabbè, intanto voglio andare a mettere gli stivali qui al nostro berserker, perché piacerebbe che. E questo qui magari gli diamo un consumabile, che è una pozione curativa. Quindi qua vanno i consumabili, qua si sbloccano. Alza salendo, diciamo, di livello. Qua possiamo aumentargli, qui in questo caso io gli darei vitalità. Abbiamo fatto un po' di livelli in effetti. Forza, forza e forza e vitalità ancora. Ok, qui invece no, qui invece sì. E a lui do agilità e forza e vitalità 2 e 1 di forza ancora. Costano sì, 50 adesso. E questo non è ancora in grado. No, non capisco perché non ho ancora i warg. A meno che non li prendo direttamente dall'edificio. Vediamo un po' sulla gilda. Tempio di resuscitazione. Ah, sì, ok. E qua. Ok. Allora, vediamo un po'. Abbiamo il capannone da domesticamento posseduto. Qui potete vedere gli eventi, impedisce di rianimare i morti 2, quindi è la seconda quest che io avrei da fare con il rappresentante del popolo, che vabbè, hanno trasformato il nonno di un uomo in un gold e forma per poi venderlo a una fiera itinerante, ora un fenomeno baraccone. Possiamo chiedergli che tipo di esibizioni fa, cioè tutto molto sarcastico. Dove si trova la fiera al momento? Andrò a vedere, vi aiuteremo, non ci vogliamo intromettere, io dico vi aiuteremo. La missione parte immediatamente e l'abbiamo fatta un po' fuori dal vaso perché siamo messi un po' maluccio. Quindi vabbè, io adesso sono in grado di schierare tutti e quattro, quindi io butto dentro tutti, e tra cui questo che non è mai entrato in battaglia, vediamo come ce la caviamo.
Cioè, uno è stato già spaventato. Uno me l'hanno quasi ribaltato. No, dai, che ce la facciamo forse. Bisogna stendere il... ci hanno avvelenato e tra l'altro... No, non ce la facciamo. In questo caso siamo praticamente morti. Perché c'è il guaritore qua dietro. Possiamo velocizzare o meno e arrenderci. Io se mi arrendo, cosa succede? Mi scuso per averti messo tutti questi guai, giusto? E abbiamo praticamente tutti morti. Quindi risorgi. No, vediamo se abbiamo modo di resuscitarli. Tempio di resurrezione. Cioè dovremmo aspettare un po' perché tornino in vita. No. Abbiamo la fiera itinerante. E qua è tutto collegato perché sfortunatamente un paio di abitanti ti hanno visto ridere del gol dalla fiera. Abbiamo perso un po' del loro rispetto, tuttavia hai guadagnato del loro. Vabbè. Vedete che intanto si sta riempiendo la barra verde, quindi stanno tornando in vita. Qua non so perché sia rosso. Comunque, mulino bruciato. Un gruppo di contadini insoddisfatti sta bruciando il mulino. Lo faremo. Andiamo e sistemiamo i contadini. Ovviamente la baronessa dovrebbe tecnicamente essere contro i contadini. Quindi io mi aspetto che adesso la nostra reputazione scenda parecchio. Via. Sì, poi i cittadini vanno giù come niente. Sì, infatti qua abbiamo già sistemato tutto. Però tecnicamente eravamo 70 prima, con i cittadini siamo 65. Con lei siamo saliti a 70. Selezioniamo le ricompense, io mi prendo i cristalli e mi prendo anche uno scudo. E grazie. Abbiamo lo scudo, possiamo darlo magari a questo cavaliere qui che non ha niente, gli diamo un po' più di difesa e va bene. Qua abbiamo un altro. No, questo è quello che abbiamo visto. Impedisci di rimanere morti due, sì che era al seguito, ma non me la sento di farlo. I banditi conquistano il cimitero. Possiamo fare anche questa. Ricompensa, abbiamo la sua riconoscenza, soldi in aggiunta. Arma, così stiamo per partire, andiamo e vediamo cosa riusciamo a fare. Ma è interessante, soprattutto non dico che è imprevisto perché il gioco io l'avevo sentito nominare ma non gli avevo mai dato peso, e in effetti non è male per quanto l'idle game non... Beh, oddio, qua potete fare volendo anche un po' di strategia, ma io non capisco perché questo sta qua a guardare. Comunque lui corre più veloce, si vedono proprio gli stivali che gli ho dato, perché si muove proprio più velocemente. Ok, adesso bisogna andare a sistemare quei due lì che tecnicamente cadono subito una volta che vengono colpiti perché sono a distanza. Però abbiamo perso il nostro miglior... No, abbiamo perso l'altro. Avevano delle voci stranamente buone per dei banditi. Hanno scelto la professione sbagliata. Selezione ricompensa, ok, prendiamo i soldi. Ah, una sola? Ma posso prenderne due di queste o una e una? Prendo questo e prendo i soldi che mi fanno comodo. Vabbè, andiamo avanti. Non so adesso qua perché diventi rosso. Nebbia carimisi. L'intelligenza di tutti i gladiatori è aumentata del 30%. E quindi qua si va avanti a combattere. Qua ci sono sconti al negozio dei gladiatori. Ma io non vedo ancora i warg da poter ingaggiare. Vediamo un po', aggiorna negozio. Ah, spendiamo dei soldi, eccoli qua, i warg. 45, lo prendo. Voglio giusto vedere come funziona. Non c'è abbastanza spazio per questo creatore. Compra più spazio nella gilda. Aspetta un po'. Gilda. Vediamo un attimo come funziona. Campo arceria. Taverna. Più 25 guadagni esperienza, no? Slot gladiatore, slot oggetti e stipendi. Gli stipendi, vabbè, migliora. Ok, perfetto, abbiamo preso altri. Li possiamo prendere, prendiamo questo, compro e voglio provarlo subito nel... mi manca questo. Facciamo alcuni contro uno. Quindi uno molto forte. Io metto il warg qua. O metto il mio miglior gladiatore qui. E poi questo.
È un livello 6 però, ci fa il paiolo. Quindi questo deve andare subito a prenderlo. Questo arriva e qua attacchi lontano. Vediamo, ma non è detto che ce la faremo. Infatti vedete quanto va veloce. È già sotto attacco. Speriamo. Ok, stiamo già riuscendo. Ok, la tattica è stata giusta. Non è così banale, perché a parte che ne abbiamo perso uno, però il fatto di essere stati veloci e andare in mischia contro un'unità d'attacco, diciamo, a distanza è servito. Abbiamo preso una carta. Ottimo, abbiamo preso una pozione di agilità minore di guanti di cuoio. Raccolgo gli oggetti e completo completamente l'arena Anello della Morte. Quindi mi chiedo poi se ce ne saranno altre, ma penso di sì, perché poi la mappa si sbloccherà. Alleanza, siamo diventati amici con la baronessa. Quindi vogliamo stringere un'alleanza con lei. Cos'è un alleato? Dile che accettiamo. Accettiamo, siamo alleati della baronessa. Non so cosa cambi. Le missioni principali per ogni fazione stanno per essere aggiunte nel gioco. Essere amici con una di esse inizierà la sua catena di missioni principali, lasciandoti assoldare alcune delle sue unità. Fantastico. Perfetto. Perfetto. Beh, ragazzi, il gioco sembra davvero, davvero figo. Adesso io non ha grandi impostazioni grafiche, insomma, quindi non. Gioco è base così, molto semplice, si può fare un torneo, questo anche in tedesco. Editor di livello è fatto per gli sviluppatori, per testare i gladiatori. L'hanno reso anche disponibile anche al pubblico. E ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Gladiator Guild Manager e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!